L'Unione Combattenti Reduci di Chitignano con l'amministrazione comunale ha ricordato i suoi caduti, con una celebrazione che ha voluto dar merito ai suoi anziani combattenti che hanno dato a noi oggi un'Italia libera. Abbiamo il piacere di avere tra i nostri combattenti un ultracentenario che di febbraio compirà 101 anni e per questo l'orgoglio nostro è ancora maggiore, soprattutto se si pensa che il più giovane di loro è del 1922. Facendo i conti, il più giovane ha 92 anni. Ovviamente è una festa che è molto importante per noi perché ci fa ricordare attraverso queste persone che hanno combattuto, che hanno sofferto durante le guerre, i momenti tristi che non vanno ripetuti sicuramente, ma ci fa anche capire il sacrificio che hanno fatto queste persone e dovrebbero essere uno stimolo per noi per continuare a sacrificarci e a costruire un futuro, appunto partendo dalla nostra situazione e cercando di migliorarla giorno per giorno. In questo momento certi ideali come la patria, la guerra sono venuti fortunatamente meno, non abbiamo bisogno forse di ribadirli, ma abbiamo bisogno di sentirsi uniti e di lottare tutti insieme per cercare di trovare un futuro migliore. E dobbiamo trarre insegnamento da questi ex combattenti, da questi reduci della guerra.